La Regione Marche ha chiuso la settimana con un tasso di incidenza cumulativo di 310 su 100.000. Noi abbiamo già da 2 settimane una fase di plateau a livello dell'incidenza complessiva. L'orizzonte delle Marche dopo Pasqua non ha ancora un colore ben definito, oscilla tra il rosso e l'arancione, perché l'incidenza potrebbe essere al limite del dato soglia di 250 casi su 100.000 abitanti, che, se superato, fa scattare automaticamente il regime di lockdown. Plausibilmente, l'obiettivo potrebbe essere il monitoraggio successivo, quello del 9 aprile, a restituire alla regione una fascia di rischio più bassa e quindi il ritorno in arancione dal 12 aprile. Questa settimana è una settimana importante per la valutazione. Con i dati che abbiamo fino ad oggi siamo al livello dei 250 su 100.000, anche se sono passati 2 giorni, l'andamento sembrerebbe questo. Ma ci sono ancora differenze tra le province. Ancona e Macerata, che sono in una fase di regressione più forte, Ascoli è molto stazionaria come andamento. Fermo e Pesorbino sono in una fase in cui hanno una crescita ancora abbastanza gonfia, ancora abbastanza piena. La curva insomma è in discesa, ma lenta, soprattutto se confrontata con quella di altre regioni che ora hanno un'incidenza che corre più velocemente verso la riduzione. Noi abbiamo avuto un inizio di regressione anticipato rispetto a chi aveva una curva simile alla nostra, quindi rispetto all'Emilia-Romagna, al Friuli, Venezia Giulia, alla Lombardia e alla Campania abbiamo curvato prima. Due, le motivazioni. La variante inglese sicuramente allunga i tempi, c'è un tempo più lungo nella valutazione e nella regressione del fenomeno. E poi perché con un'incidenza così alta, sopra i 1.000-1.100 casi, è chiaro che anche il contact tracing è andato molto in affaticamento. E poi la forte pressione sulle strutture ospedaliere, con oltre il 60% di occupazione di posti letto sia nelle terapie intensive che in area medica. L'ambito ospedaliero è chiaro che è in ritardo rispetto alla riduzione dell'incidenza. Almeno prima davanti tutta questa settimana sicuramente, metà buona della prossima per iniziare a ridurre l'ambito ospedaliero. Quando inizi a vedere che riduci i sintomatici, allora successivamente vedi che riduci prima il pronto soccorso e poi successivamente sia l'area medica che l'area intensiva e poi la mortalità. Capitolo finale, le scuole. Il Premier Draghi ha annunciato al Senato la volontà di riaprire materne e nidi dopo Pasqua anche nelle zone rosse. Dal 27 di febbraio nelle Marche la DAD ha sostituito la didattica in presenza. I dati dell'ufficio scolastico delle Marche riportano la netta riduzione delle classi in quarantena nell'ultimo mese. 0-18 anni sono tutti in regressione, quindi c'è una regressione forte, confermata anche da quest'ultima settimana. Inversamente c'è la classe d'età 19-24 e anche quella successiva 25-44, che è più in ambito lavorativo 25-44, ma la 19-24 invece la settimana scorsa ha avuto un'incidenza di espansione, quindi cresceva ancora, quindi con gli ultimi dati di domenica si è appiattita.